Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno. Quanti funziona tutto? Buongiorno. Sentite, ci sentiamo? Vedevo Marco muto, adesso è tornato. Ci sono. Ok, quindi abbiamo fino alle 13 più o meno. E siamo passati da Padova, credo a Cassina de' Pecchi con Mattia. Marco invece dove sei? Tendenzialmente a Milano, ma questa settimana in trasferta a Pescara. Ok, quindi io sono a Milano in compenso, se ti può consolare, se... siamo sparsi per l'Italia. Allora, dunque, una chiacchieratona di appunto fino a una quarantina di minuti su DevOps. Vi chiedo innanzitutto, allora, stabiliamo un accordo, perché io non debba dire parla tu, che nelle live è sempre un po' fastidioso. Facciamo così. Quando finite di parlare, passate la palla, metaforicamente, come negli stand-up, allo speaker successivo, a meno che la domanda sia pertinente a uno dei vostri talk o qualche cosa di specifico che ci chiedono per voi. Per cui partirei da Marco, che è quello che appunto stamattina abbiamo visto solo in chat. Marco, senti, la domanda in realtà poi vale per tutti, quindi raccontaci in un minutino chi sei, cosa fai, dove lavori e direi quale aspetto di DevOps, no? Come DevOps l'elefante con tanti aspetti da guardare, pratichi, no? Dire DevOps oggi è dire tecnicalità, è dire cultura, è dire un sacco di cose. Marco. Assolutamente. Allora, io mi chiamo Marco D'Angelo, sono un collega, diciamo così, a latere di Hélène, che poi ha mandato il talk che avete ascoltato. Sono in Microsoft da quasi 18 anni, quindi da quando, diciamo, era un pochettino diverso l'ambito di realizzazione del codice. Ho fatto diversi lavori tecnici. Nell'ultimo periodo, poi tenete presente che noi cambiamo pelle abbastanza frequentemente, nell'ultimo periodo mi occupo di quelle che sono attività che noi definiamo di skilling. Sono un PM, un project manager in questo momento, che cosa fa fondamentalmente? Guarda che cosa succede in Europa, in quella che per noi è Western Europe, quindi 12 nazioni le più grandi, e in Italia, sulla parte di progetto, quindi cosa fanno i nostri clienti, cosa ci chiedono, che prodotti Microsoft comprano, anche se poi non è il mio compito quello di essere un venditore. Dall'altro lato vedo quali sono le strategie che da Redmond tirano fuori, ne abbiamo citate qualcuna. Insomma, ogni tanto spendiamo a volte 5 billion e 7 per GitHub, altre volte ci mettiamo sopra NPM, altre volte buttiamo cose che hanno davvero poco a che fare con lo sviluppo, ma che hanno poi un impatto sulle cose che succedono, tipo apriamo, investiamo 1,5 miliardi in Italia per un data center che apriamo tra 12 mesi. Sulla base di queste cose qua mi confronto con le realtà come i colleghi del GRUSP, i clienti e quello che c'è, e disegno per la subsidiary un piano di formazione. Quindi tutte le componenti online, il push che viene fatto sulle attività che realizziamo come Microsoft in Italia, hackathon piccoli e grandi, conferenze e altro, quello è il mio lavoro. Perché sono qua oggi? Perché nel fare questa cosa, che è un lavoro abbastanza recente, negli ultimi anni mi sono occupato in particolar modo del business DevOps. Quindi l'ho fatto per tutta la componente region, e quindi il contributo che posso dare oggi è darvi una prospettiva su quello che è la visione di Microsoft, cioè cosa succede dentro Microsoft, come Microsoft usa DevOps, i bagni di sangue, le cose un po' più interessanti, e anche quella che è la visione italiana legata banalmente all'esperienza che abbiamo con i clienti, ma anche poi, se volete, quattro dati recuperati da un'altra acquisizione che abbiamo fatto abbastanza grandicella, che è LinkedIn. Per cui quanti sviluppatori si definiscono tali in Italia, quanti si definiscono sviluppatori con competenze DevOps, scusate, queste sono cose che posso poi magari buttare sul tavolo per dare una mano per la discussione. Ok, quindi rispetto a DevOps, diciamo, stiamo parlando di tanto metodo, tanto skilling, quindi insegnare alle persone, dare modo alle persone di capire che cosa c'è dietro le quinte e che cosa sono le novità che arrivano sul mercato, se ho capito bene. Assolutamente sì, da un punto di vista sempre comunque molto tecnico. Ok, quindi grazie Marco. Scegli tu il prossimo speaker?
Andrea, così andiamo in ordine alfabetico. Esatto. Molto policalicorio. Correct. Allora, io sono Andrea, lavoro in Spark Fabric da quando Spark Fabric esiste, quindi da 5 anni. La mia carriera in Spark Fabric è iniziato come sviluppatore e negli ultimi anni, quando abbiamo iniziato a utilizzare le pratiche DevOps, che per noi DevOps è stato soprattutto un modo di un giustificato culturale, cioè un modo di non avere più team separati che portavano inefficienza, quindi ad esempio quelle operation, che poi potevano diventare il collo di bottiglia. Abbiamo iniziato a lavorare in DevOps e con l'obiettivo di condividere la responsabilità. Quindi questo era, diciamo, come l'abbiamo vissuta. In modo che poi avessimo anche la stessa qualità operativa come la code review, cioè i team, ogni team doveva avere più o meno le figure che fossero, credesse ogni team autonoma, dallo sviluppo alla parte di delivery. E qui ultimamente mi occupo più della parte di delivery, quindi della parte dell'operation. Quindi Kubernetes, sono appassionato di Kubernetes, CKD. Noi lavoriamo con Google Cloud, nello specifico. CKD, per chi non lo sapesse, sta per... CKD è... Oddio, se ne è preso... No, non vogliamo, è la certificazione... Ah, ok, certo, quella di Linux Foundation, credo. Linux Foundation... Certified Kubernetes Engineer, credo. Esattamente, sì, esattamente. Quindi, noi diciamo che a livello di azienda, per noi... abbiamo cercato di introdurre tutte le metodologie DevOps per ottimizzare i processi. E accorciare i tempi, di fatto. Accorciare i tempi, ottimizzare i colli di bottiglia. Adesso GitOps ci piace perché ci dà la possibilità di fare maggiore automazione anche. O magari comunque di creare delle pratiche che comunque rientrano in quello che è i nostri processi di DevOps, però magari automatizzare altri processi e renderli più semplici a livello automatizzazione. È uno dei pilastri poi alla fine, l'automazione di DevOps, no? Quando si dice l'acronimo più famoso credo sia CALMS, cultura, automazione, Lean, CALMS, LM, misurazione e sharing, credo che sia l'acronimo, quindi c'è un po' di tutto. Andrea, chiedo di... Mattia. Scusami? Mattia, ok. Sì. No, chiedo se avevi qualche cosa da aggiungere, altrimenti andiamo su Mattia e poi prendiamo qualche altra domanda che, ricordo, potete ancora fare. Trovate il link qui sotto in descrizione, domande, cliccate su slide.do e ci mandate le domande su Slido. Mattia, intanto... Ok, allora, io ti parlo della mia esperienza attuale, del contesto in cui mi trovo adesso, che è un contesto in cui di fatto facciamo DevOps by design, nel senso che non possiamo fare altrimenti. Il team, come dicevo prima, è piuttosto piccolo, siamo in 5, di fatto mettere mano al codice e alla piattaforma, ma questo non significa che non facciamo delle cose, cioè, quindi di fatto dobbiamo prenderci cura di tutto il ciclo di vita del software, dalla sua concezione alla sua delivery, ma significa anche che abbiamo messo in piedi, l'ho fatto io personalmente, ma poi è una cosa condivisa da tutto il team, delle pratiche che ci aiutano a farlo, per cui per esempio, abbiamo sempre usato Heroku perché ci viene comodo, ma usiamo anche AWS per altre cose, ma una cosa che ho fatto di fatto quando sono arrivato in questo team, attualmente penultimo arrivato, è stato fare in modo che avessimo un processo di CI, di CD e soprattutto di avere delle misurazioni, delle metriche applicative di sistema molto, molto approfondite. Usiamo degli strumenti appunto che ci danno delle metriche che ci consentono di misurare un po' tutto quello che succede all'interno delle nostre applicazioni mentre girano. E questa cosa ci ha dato
un grosso boost in termini di riduzione del ciclo di feedback, nel senso che abbiamo un polso, abbiamo molto di più il polso di quello che succede nelle nostre applicazioni live, e questo ci ha aiutato molto. Quindi, cioè, di fatto, una delle cose, uno degli aspetti DevOps su cui ci siamo concentrati molto ultimamente è proprio la misurazione. Ok, misurazione, proprio un pilastro anche quello lì. E okay. Adesso, a quasi un anno di distanza dal momento in cui sono entrato, nel momento in cui abbiamo iniziato a percorrere questa strada, mi sento di dirti che è una cosa indispensabile, che già ora ci ha dato dei frutti giganteschi. Ok, grazie. Quindi direi che ci siamo presentati tutti, spero che si sia capito che stiamo guardando DevOps da, diciamo, dalla parte di Andrea e Mattia, da due, il taglio è molto tecnico, nel senso stiamo parlando molto di codice. Marco invece forse lo vede più dalla parte culturale, quindi culturale. È tutto inscindibile, nel senso che la ricetta, come dicevamo anche prima, funziona se è tutto montato assieme, soprattutto se i pilastri, i valori di DevOps continuano a funzionare. Però appunto abbiamo un po' di una diverso panorama di competenze a disposizione, a cui appunto poter fare domande. Ne prendo subito una che inizialmente va a Mattia, poi se volete aggiungere delle cose, ovviamente siamo super aperti, è una chiacchierata con tutti. E vi chiedo intanto, ma lo sapete già, di nel mentre, a voi interlocutori, speaker, di pensare a una definizione di DevOps, che vi chiederò dopo. La domanda nel frattempo è, forse lo hai già detto, Mattia, ma come affronteresti, che consigli dai su review che inevitabilmente vanno lunghe, sono lunghe? Beh, allora, intanto è una cosa che, allora, che ci voglia un pochino di tempo per fare review è una cosa che è importante che sia condivisa con tutto il team. Per cui è importante che tutti gli stakeholder sappiano che c'è un lasso di tempo che è variabile tra quando uno sviluppatore dice di aver finito di scrivere una cosa e quando viene effettivamente lasciata. E questa cosa spesso è un po', fa un po' storcere il naso a tanti stakeholder, anche non tecnici, perché dice, okay, questa roba è finita, perché non me la rilasci? A cosa serve questa cosa? Cioè, perché stiamo perdendo dell'ulteriore tempo? Che può essere anche un tempo lungo. E è importante appunto ricordare a tutti gli stakeholder che questa cosa ci aiuta ad avere un ciclo di feedback in realtà più stretto, perché abbiamo del feedback sul codice prima che rompa delle cose o prima che venga rilasciato, e abbiamo un ciclo di feedback, quindi un costo per mantenerlo e sistemarlo eventualmente è più lungo. Nel caso in cui questa cosa si sa, è un processo di review a lungo, l'unica cosa che si può fare è andare dal tizio che sta facendo il review e gentilmente piantargli un dito nelle costole e dire Sì, sì, sì. Non so se Marco e Andrea vogliono aggiungere qualcosa sulla loro esperienza, se hanno esperienza di code review, se no dico una cosina io. Cioè, cercate di dare valore al tempo, di usare proprio ciò che già i metodi agili dicevano, no? Quindi dare un time box, e io, quello è il mio budget, no? Tu hai parlato, Mattia, forse di performance budget, di error budget a un certo punto, magari su questa cosa ci torniamo dopo, ma è proprio quella l'idea, no? Io prealloco una certa quantità di tempo, il tempo sono risorse, e per cui è come se stessi facendo budgeting per la mia code review, non so se vi torna l'idea. È già qualcosa che c'era addirittura in Scrum, no? In Scrum, nel momento in cui fai le varie cerimonie, come si chiamano, ti dicono cerca di non far durare lo stand-up più di 15 minuti, la retrospettiva più di 2 ore, se fai una sprint di 2 settimane. E quella è un po' l'idea che ha già, ma in generale tutta l'agilità, e ci includo dentro anche DevOps, che è la naturale prosecuzione, no? DevOps nasce una conferenza di metodi agili, è proprio dai valore al tempo, prealloca un budget, cerca di fare il massimo all'interno di quel budget di tempo che ti sei dato. È come dire, voglio spendere questo tempo per la code review, e cerca di dimensionare quello slot. Se posso aggiungere, direi anche
chiarisci con il resto del team qual è questo tempo che hai allocato. Tipo, io dicevo prima che io ultimamente faccio code review spesso quando mio figlio dorme la sera, che significa che mi capita spesso che una pull request debba aspettare un po'. È importante chiarirla prima questa cosa con il resto del team per evitare che, certo, ci siano dei fraintendimenti. Se posso aggiungere, guardando... Sì. Guardando e interagendo con quelli che sono poi i nostri team che utilizzano questo approccio e fanno code review su strumenti che poi molti di noi utilizzano, quindi Visual Studio, Visual Studio Code, eccetera, diventare stretti nella condivisione dei tempi e poi pretendere che questi vengano condivisi è importantissimo, più esteso diventa il team. Perché sembra, come dire, solo buon senso, ma se riesci a tenere il team davvero ridotto e focalizzato è un bene. Quando le tue dipendenze diventano poi funzionali a altri sistemi che devono lavorare con quello che stai facendo, diventa particolarmente complicato. È stato menzionato ad esempio CodeSpaces da Alain. Ecco, non sarà sfuggito che esistono un paio di CodeSpaces in casa Microsoft, GitHub e Visual Studio. È vero che sono due team separati, ma l'impatto, lasciatemi dire, dell'efficienza di uno sulle tematiche di code review è devastante sull'altro. Quindi su questo condividere e poi pretendere che i tempi che vengono dati vengano rispettati. Grazie Marco, sì, sono super d'accordo, cioè tutti, sì, sì, sì. Tutte queste cose si basano su un principio che è il principio quello della cadenza, no? Anche quindi nel momento in cui divento iterativo incrementale ho un certo ritmo, il ritmo permette di non negoziare più le riunioni, però appunto come tu ben dici, quando tutto questo è montato insieme in un ecosistema che diventa complesso, magari di più team, di più persone che devono comunicare da loro e che aspettano input e output da altre, chiaramente queste cose devono essere precise, per cui valore al tempo, valore alla cadenza. Il fatto che non rinegoziamo più ogni meeting non vuol dire che dobbiamo arrivare in ritardo oppure essere superficiali nel dare per scontato alcune cose che fanno parte del processo di produzione del software. E Andrea, senti, è una domanda ancora su questo tema, poi magari passerei a un altro tema, no? Code review, però immagino che tu mi hai parlato di team, per cui proviamo a iniziare qui. Un'altra domanda è questa qui, arriva da Fabrizio. In un team dove non c'è cultura di code reviewing o pull requesting, e in generale, più, e qui appunto per questo che apro la domanda a tutti, il codice scritto bene, quindi che vuol dire codice scritto bene, no? Come direbbero i miei amici romani, quali consigli vi sentiresti di dare per cominciare? Quindi se io voglio fare codice scritto bene e non ho niente e ho un team, che faccio? Da dove partiamo? C'è un mondo dietro qui, chiaramente. Bisogna vedere se il concetto di codice scritto bene è condiviso tra i membri del team. Perché? Qui mi viene in mente la parola che working agreement, si dice ad esempio in Scrum. Esattamente. No? Perché allora lì potrebbero nascere delle liti. No. Senti, come fate voi in azienda? Guarda, ad esempio, quando arriva una persona nuova, c'è un onboarding, gli devi spiegare tutto. Magari questo non sa niente, vuole sapere anche lui come fare da voi codice pulito. Il team su cui io lavoro sviluppa applicazioni Drupal. Quindi Drupal in genere ha delle linee guida, best practices per quanto riguarda la stesura del codice. Quindi noi usiamo dei tool di automatici di linting, quantomeno per vedere se il codice è scritto secondo la linea guida. E questa è la prima parte. Cioè, ti obbliga quantomeno a avere un codice che sia leggibile più o meno a tutti. Poi abbiamo degli strumenti che misurano automaticamente la complessità ciclomatica del codice. Quindi se uno scrive cose troppo complesse, cioè funzioni lunghe, troppo lunghe, cose del genere, questo emerge subito e quindi queste sono delle best practices già che comunque riesci ad automatizzare. E poi in genere quando c'è un nuovo membro del team, magari uno junior, si tende ad affiancarlo. Quindi gli fai vedere il codice che hai scritto, magari le prime volte scrivi codice con lui,
gli spieghi dove sono le best practices e come documentarsi, magari gli fai vedere un po' di, anche gli fornisci anche del materiale per documentarsi, cioè gli dai il tempo anche per formarsi, un tempo che comunque l'azienda investe sul tuo tempo di tua formazione, ok? Quindi, e poi cerchi di portarlo all'interno delle pratiche sin da subito, cioè cerchi di fargli vedere come si lavora, quindi con la pipeline, questo è, diciamo, la nostra modalità aziendale. I nostri team generalmente sono 5-6 persone. Okay. Poi ci possono essere casi anche di team molto piccoli, 2 persone, allora, chi fa code review? Cioè uno guarda il codice e scritto l'altro, cioè, lo chiami e dici guarda, ascolta, mi dai una cosa, leggiamo questa, mi dai un'occhiata? Cioè, nel senso, sono progetti piccoli magari, però capita raramente. Però anche con 2 persone, voglio dire, noi l'abbiamo fatto in passato, si può fare. Cioè, si può fare. Certo, sì, un team direi troppo piccoli, troppo grandi. Un team grande, secondo te, di quante persone potrebbe essere composto? Un grande. Un team funziona bene, secondo voi, secondo te? Un team, beh, guarda, allora ti dico, per la nostra esperienza aziendale, team di 5-6 persone, sono, per i progetti su cui siamo, sono sufficienti, ok? Poi comincia a diventare un po' complessa la gestione, che dipende dai progetti, dipende dai casi. Ci potrebbe essere un project owner che allora gestisce magari 2 team che lavorano sullo stesso, di fondo sullo stesso progetto, ma sono 2 team perché il progetto magari si divide in dei servizi differenti, quindi uno magari c'è quella parte front-end, l'altro c'è quella delle API che gestiscono la parte di back-end. Quindi... Allora in quel caso i ruoli sono separati, fai un mock delle API e i 2 team lavorano tra virgolette anche in parallelo e anche cioè, una volta che hai fatto mockato le API possono procedere in maniera su binari paralleli, ma anche separati, con cui magari si fa interazione, però di fatto hai 2 team più piccoli che lavorano su parti diverse del suo progetto. Certo, comunque team piccoli con un goal, un obiettivo specifico, sì. Responsabilità specifiche. Okay. E poi comunque team in cui ci siano delle conoscenze più possibili trasversali, ok? È chiaro che ci sarà chi è più skillato sulla parte dell'operation, chi è più skillato su certi argomenti di sviluppo, quindi dipende anche da su cosa stai lavorando. Cioè capita che se tu devi farti, stai lavorando su un argomento che magari è, su cui hai poco dominio, vuoi fare una pull request, nel tuo team nessuno ha dominio di quell'argomento, magari chiedi di... in azienda qualcuno che è invece già più skillato, gli chiedi, scusa, mi fai una code review su questo? Perché non so se sono proprio... Vedo Marco che annuisce, quindi... E non so se sono proprio... Scusa. No, sono super d'accordo con te. Ero curioso appunto di capire... Sì, poi una cosa che devi evitare è che di far fare la code review sempre alla stessa persona. Cioè, non... perché questo diventa il collo di bottiglia di tutti i processi poi del tuo team. Quindi... Ok. Poi, ecco, sì, scusami Marco, volevo aggiungere. Mi annuivo per due prospettive, Microsoft e clienti italiani. In Microsoft la dimensione del team è quella, è estremamente atomica, i team sono tanti, poi ogni 6 mesi circa rilasciamo un aggiornamento su quello che stiamo facendo, noi lo chiamiamo Journey to DevOps, e più o meno ogni nostro team di Visual Studio, il team delle varie funzioni di Azure, il team di GitHub, rilasciano o dei blog post o addirittura dei video, con allegato poi tutto quanto l'organigramma di come hanno spezzettato qual è la dimensione. E questo tendenzialmente funziona. Atomicizzazione massima, competenze che in azienda puoi recuperare, come diceva Andrea, recuperi. Lo trasli sulla realtà italiana del cliente che è abituato a fare waterfall da 20 anni, e lì il tema culturale diventa particolarmente complicato, nel senso che se penso che negli ultimi 5 anni in Microsoft abbiamo abbattuto, dove facciamo sviluppo, non in tutte le country, abbiamo fatto come si dovrebbe, diciamo così, considerare, tolti gli uffici, fatto open space, tutto quello che volete, il cliente che è abituato a fare, come dire, canvas di manutenzione una volta ogni, anzi 2 volte all'anno, dove la change request è, come dire, non vorrei essere bassino, però è allorata più di un'altra, no? Esatto, molto, molto, molto ideale. Lì fai fatica a, come dire, culturalmente a fare lo shrink del team, cioè tendenzialmente il cliente cerca di dirti sì, però io magari avrei bisogno di, e quindi quello che vediamo è che per approssimazioni successive poi ce lo porti
a fare in modo che siano quelle 5-7 persone ad occuparsi di una tematica, riuscendo a fare poi, come dire, a monte uno scope serio e una, come dire, fattorizzazione di quelle che sono poi le componenti delle applicazioni che devono portare a casa. Chiaro, e poi da lì c'è tutto il tema che riguarda anche l'architettura, i microservice, l'indipendenza dei team e la loro possibilità autonoma di deployare, no? Non basta fare un team, devo anche dare la possibilità a un team di essere indipendente rispetto ai pezzettini dell'applicazione che opera. No? Non so se siete poi d'accordo anche su questo. Questo è assolutamente vero, e in come dire, scontiamo, quando si parla di introdurre cultura DevOps dentro l'azienda, si sconta tendenzialmente un problema prima ancora della, come dire, della misurazione, che è importantissima. Qui sposo Mattia tutta la vita, anzi uno dei libri che volevo proprio suggerire era uno sulla misurazione, che è una sorta di bibbia interna a Microsoft. Il problema di fondo è che molte volte, quando progettualmente affrontiamo con i clienti tematiche di svecchiamento, di modernizzazione o di chiamatela come volete, il problema è che non partiamo dall'analisi per riuscire poi a creare, in molti casi manca il catalogo applicativo delle applicazioni che dovrebbero convergere verso quello che poi diventa il prodotto finito. Quindi si parte e si fa progettualmente una fatica molto, diciamo così, molto onerosa nel ricostruire la situazione per poi analizzare, atomicizzare e mappare i team di sviluppo sulle singole funzioni. Certo, c'era un collega che diceva, Alberto Brandolini diceva, scrivere software è un processo di apprendimento, no? Quindi nello scrivere software dobbiamo dare per scontato, accettare che bisogna anche imparare, quindi smontare le cose è sempre qualche cosa che va rimesso in gioco, rimettersi in discussione, sempre e continuamente. Abbiamo un sacco di domande, ma una di queste è più una nota, che dice: attendo con molto interesse, questo lo dice Leonardo, le definizioni di DevOps da parte degli speaker. Per cui chiederei appunto a Mattia, per una questione cronologica, di iniziare e poi passare la palla dopo. Vi do... la definizione deve essere precisa, corta, altrimenti parliamo di tutto. Cioè, se ti chiedesse una persona all'interno della tua azienda, ma che è sto DevOps? Che gli rispondi? DevOps per me è quell'insieme di pratiche sotto le quali stanno i valori, per cui tutto il team e tutte le persone all'interno del team sono responsabili di tutto il ciclo di vita del software. Quindi non hai più la separazione tra dev e ops, ma fai questa cosa e prendi ownership di questa cosa come team, quindi come insieme di individui, in modo che tutti abbiano l'ownership dall'inizio al fine. Per farla molto breve, era esattamente quello che vi chiedevo. Passiamo la palla a Andrea. DevOps per me è una metodologia, cioè nasce di fatto per ottimizzare i processi, quindi cioè è un set di buone pratiche mutuate dal lean management, e quindi all'agile anche, dove di fatto gli strumenti che esistono però sono solo strumenti di supporto. L'importante è capire il mindset a premis, quello devi formare. Poi una volta è molto lean in realtà, no? Più che agile. Vengono in mente tutti quei tool tipo value stream mapping, proprio che portano a capire quali sono tutti i passi, intanto la passerella, tra il git push, no? Quando il codice esce dalla mia macchina su cui codifico e arriva proprio nelle mani del cliente. Cioè, tutto questo è la continuous qualche cosa, in base agli step di automazione che avete, delivery, deployment, ma l'idea è proprio di avere una visione generale di tutto il flusso, non so se ho capito bene, cioè l'idea di allargare la prospettiva. Sì, è una esattamente. Cioè, è un modo di gestire i flussi di lavoro, un modo di organizzare anche il lavoro. E grazie, quindi. Vado da Marco, e abbiamo finito il giro. Per non ripetermi, direi che oltre che essere una metodologia, per la mia visione, per la visione di Marco, è anche una questione di cultura.
cultura DevOps per noi è un modo di vedere le cose, un modo legato alla collaborazione, un modo diverso di collaborare, di condividere, di misurare e di responsabilizzarsi su quelli che sono i vari processi. Di condividere perché rompi i silos che in precedenza in azienda potevi avere, misuri perché hai dei tempi e dei cicli estremamente, diciamo così, rapidi e quindi non puoi sempre solo improvvisare e diciamo così collabori e condividi perché le informazioni che generi in una fase precedente sono assolutamente vitali per far sì che chi viene dopo di te o la fase che viene dopo di te possa essere efficace per quello che dovrà essere poi sviluppato, testato o messo in produzione. E certo, e la parola silos, tra l'altro, che hai detto poco fa, che è essenzialmente perché per magari chi è meno confidente con questo lessico, l'idea di avere un'azienda organizzata per competenza verticale, quindi ad esempio tutti gli sviluppatori sullo stesso piano, anche fisicamente seduti vicino in un'azienda oppure in un dipartimento, quindi, e ad esempio tutti i sistemisti in un altro. Ecco, questo succede nelle grandi aziende. E c'è una domanda però che fa Carlo che dice così: azienda piccola, quindi stiamo più parlando di aziende che appunto diciamo ok, conviene fare DevOps, no? Conviene perché siamo tanti, perché abbiamo una certa complessità. Qui la situazione è un po' più da valutare. Lui premette proprio azienda piccola. Dice DevOps dentro nei team, certo, e poi precisa: per me ogni dev è un DevOps. Azienda grande, team di piattaforma, che abilità secondo voi nei due casi, quindi immagino azienda piccola e azienda grande, ci vogliono nei team per partire con DevOps? Cioè un team è cross-funzionale e che ci devo mettere? Se ho un'azienda piccola, che ci devo mettere? Se ho un'azienda grande, secondo voi, per partire? Quali sono le competenze, forse è il fine ultimo di questa domanda, che ci servono, che cosa dobbiamo imparare, che cosa dobbiamo mettere nel team per fare DevOps? E, ha parlato per ultimo Marco, quindi lascio la scelta ad Andrea o Mattia. Ah, dai, vado io. Vai. Allora, secondo mi viene sempre strano chiamarci Mattia, no? In realtà tutti lo conoscono come Raibaz. Raibaz Mattia. Secondo me la skill o una delle skill fondamentali per riuscire a fare in modo efficace la transizione verso DevOps, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda e del team, è la comunicazione. Nel senso che riuscire a trasmettere adeguatamente il valore di quello che si fa, il motivo per cui si fa quello che si fa e che cosa effettivamente si sta facendo aiuta molto appunto a ridurre i silos di cui parlava Marco, perché se io faccio qualcosa che sono in grado di comprendere, di gestire, di mantenere soltanto io o soltanto la cerchia ristretta, il mio inner circle di amici con cui ho a che fare spesso, non sono in grado di trasmettere questo valore e l'impatto che questo ha con il resto del team più esteso e dell'azienda, quale che siano le sue dimensioni, creo un silo. Certo. E nel momento in cui noi ci diciamo che DevOps ha come effetto principale, importantissimo, quello di ridurre e eliminare i silos, la skill fondamentale che serve per eliminare i silos è la comunicazione. Ok, certo. Chiaro, quindi questo è proprio, diciamo, una soft skill, cioè una di quelle skill che non sono proprio... Si fa a volte riferimento in DevOps alla T-shaped person, no? Uh-huh. Che è quella, non so chi sia l'inventore della metafora, forse voi ve lo ricordate, ma l'idea di questa metafora, che è proprio la T come lettera, se la girate, se la sedete al contrario, la T viene fuori una specie di modello con il quale la stanghetta della T è la mia competenza verticale, si dice, la mia hard skill, ovvero io magari sono un programmatore, quindi so bene programmare, so Java, so Spring Boot 2.3 credo che sia adesso, ho vaghi ricordi di Spring Boot, ma insomma la mia competenza verticale è quella lì, però a latere, quindi la discesa della T
rappresenta tutte quelle competenze che sono, in cui sono un po' meno bravo, no? Magari sono un po' meno bravo, però che comunque ho, ad esempio, saper raccontare di Spring Boot alle altre persone, quindi saper spiegare. Il fatto di saper spiegare, comunicare, integrarmi in un team, ad avere altre competenze che non sono esattamente quelle che ho nel silos, per quelle per cui il mio job title mi ha attribuito, vanno poi a comporre un po' questo approccio DevOps collaborativo in cui ho un team cross-funzionale e certo io magari entro nel team con la competenza di system engineer o software engineer, però non è detto che se faccio solo software non sia in grado di scrivere un Dockerfile, no? Magari non sono il migliore a scrivere un Dockerfile, però posso avvicinarmi al sistemista, sedermi con lui e dire: guarda, questo è il mio punto di partenza, completiamolo assieme. E a quel punto lui ci mette la sua competenza verticale. E vi chiedo quindi, per chiudere questo tema qui, se appunto secondo voi c'è qualcosa di indispensabile a questo punto come hard skill, cioè che mi serve dentro un team per fare questa cosa che abbiamo detto finora, che è accorciare quella catena tra il git commit e la produzione, no? Andrea o Marco a questo punto, direi. Siamo dubbiosi. Non so, per esempio a me viene in mente infrastructure as a code come area, no? Non so se poi ce ne sono delle altre che vi vengono in mente come area di competenza necessaria per fare queste cose, no? Per fare DevOps. Allora, vado io. Diciamo che di hard skill all'interno del team ne servono diverse, dipendono molto da quello che è il diciamo così, progetto che devi approcciare. La considerazione che farei io è che una delle cose che non servono è evitare di affossarsi con la parte di metodologia. Quindi il tema è: arrivo, sono una piccola azienda, non ho mai fatto DevOps, non ho mai implementato i modelli di sviluppo agile, cerco di fare sovrastruttura. Ecco, quella è la cosa che non funziona. Cioè cercare di trasformare tutto quanto, di avere qualunque cosa passi per voi, anche la mosca che vuole per la stanza, nel backlog, rischia a volte di non essere funzionale. Quindi ho visto team cercare di andare, come direbbero gli americani, all in, seguendo tutti i sacri testi, quella roba poi diventa un rischio. Credo competenze che Boiling the Ocean, se non sbaglio, americani. Cioè sì, cercare di bollire l'oceano, cioè, faccio tutto, gli occhi sono più grandi dello stomaco, no? Cioè, quindi esatto. Compro tutto quello che ho di fronte al buffet. Perché poi mi hanno detto che va bene. Perché va fatto così, esatto. Le due pizze, stand up tutti quanti lunedì mattina. L'altro tema è che tu hai menzionato l'infrastructure as a code, che è fighissimo, nel senso che indipendentemente da qual è la piattaforma che usi, tutti hanno la possibilità di, a meno che tu non abbia un'infrastruttura che non ti consente di implementare infrastructure as a code. Perché? Perché una delle considerazioni che è stata che vi faccio, ad esempio, 30 secondi e poi torno sul tema. Abbiamo LinkedIn ha un fantastico servizio che purtroppo è a pagamento, non si può usare se non si tirano fuori i soldi per l'altra parrocchia di Microsoft, che si chiama Talent Insights. In LinkedIn Talent Insights tu puoi sapere in Italia chiunque si spacci per uomo che sa di cose. Ora, quello è abbastanza distante dalla verità, ma è un buon proxy. In Italia, secondo LinkedIn, ci sono circa 306.000 soggetti che si spacciano per essere sviluppatori di vario genere, sviluppatori, non, come dire, softwareisti o altre cose. Di questi, circa 27.000 mettono una skill, un titolo che abbia a che fare con la parte DevOps. Quindi siamo un po' indietro. Questa roba si mappa particolarmente bene con l'adozione di quelli che sono gli ambienti cloud o l'automation, che non ti dà la possibilità di implementare tantissimo da parte DevOps se poi la parte Ops non hai dove farla atterrare. Cioè se il tuo codice gira, e parliamo di aziende, in sistemi che non hanno tantissima automazione da poter mettere in campo, quello è un problema. Quindi a volte quello che serve per, dal mio punto di vista, per l'azienda, anche piccola, nel cercare di capire che cosa, come spostarsi, è sia evitare di fare boiling the ocean, sia evitare di considerare che il tool è DevOps e quindi imparo il tool, ho fatto DevOps, ma è anche fare un blend delle cose, cioè sapere e far andare avanti entrambe le due anime, fare in modo che sia gli sviluppatori sono
allineati e si stanno skillando nella maniera corretta, ma anche la parte di esercizio dove atterriamo ci sia la componente di CD e questa possa essere automatizzata. Se questo divario non manca, lasciami dire, rischi di fare troppo da un lato e di non riuscire a poi chiudere il loop completamente. Eh sì, mi è piaciuto quello che hai detto rispetto a, non è un tool, prendo il tool e vado, no? Cioè è proprio uno degli errori comuni che anch'io vedo girando un pochino in varie aziende, non è il tool che costruisce il processo, è il processo che deve essere integrato, implementato, con il tool, no? Cioè, non poi è che io apro gira, ci sono mille form, mille campi da compilare e allora devo compilare tutti. No, in quel caso è il tool che guida il processo, invece deve essere il processo a guidare il tool, mi sento di dire. Ok, siamo verso la fine. Prenderei quindi le ultime domande che ci sono, proprio una a testa. Ve lo chiedo come esercizio, 30 secondi proprio, quindi un'imbeccata a coloro che ancora rimangono nel backlog delle domande. Questa la faccio subito a Mattia Raibaz. Avete esperienza di integrazione di chaos testing nel modo di fare CI, CD? Quindi in generale, se ci sai dire qualcosa o appunto di chaos testing? Di chaos testing nello specifico no, è proprio una di quelle classiche cose che dico, però un giorno mi piacerebbe introdurlo. Ah ok, allora proprio l'ho pestata, come si dice, okay? Sì? Non so se Marco allora e Andrea vogliono prendere la domanda. Un minimo di esperienza che ho però simile, che è la stessa che hai tu perché eravamo nello stesso posto, è invece l'integrazione di circuit breakers. Ok, circuit breakers quindi sono, per dirla male perché ha poco tempo, degli affari che si inseriscono tra i sistemi per fare in modo che se uno dei due si rompe, la degradazione del servizio sia un po' più lasca, lenta, e non si distrugga tutto il sistema nell'interezza. Esatto. Altre due sono, ce n'è una sui libri, ma coi libri vi chiederò di chiudere. Abbiamo parlato, questo è più un commento, abbiamo parlato molto di technical debt, per cui debito tecnico, ovvero... quello che dicevamo prima rispetto alle code review fa parte un pochino di questa famiglia di problemi, ovvero nel codice, cioè il software soffre di questo demone che si chiama debito tecnico, che è qualcosa che lo aggredisce e ne degrada la qualità nel tempo con il cambiare le persone. Per cui le code review sono quello che ci salva un po' anche da... sono la nostra assicurazione rispetto alla qualità del codice sorgente. Sto spulciando perché abbiamo pochissimo tempo. Questa l'ho fatta, quest'altra l'abbiamo presa. L'ultimissima è questa qui. Quali risorse per un gruppo di database administration più che altro sistemistico che applicativo che deve entrare nel DevOps in poco tempo? Quindi qui ci chiedono un'imbeccata per chi applica DevOps a, diciamo, la gestione dei dati, dei database. Se... il libro di Fabio. No, questo non è tanto in tema. Non mi viene in mente molto. Vai. Date un'occhiata ai Jupyter Notebook per la parte di DBA. Jupyter, sì, non so come si pronunci, però sì. È una delle metodologie che utilizziamo in Microsoft. Quindi è proprio scritto JUP con la Jupyter, Y. Sì, sì, come Jove in inglese. Jupyter Notebook, basta andare su un motore di ricerca qualunque, scrivete Jupyter Notebooks DBA o Jupyter Notebooks DBA DevOps, sono come dire, come il burro e marmellata. Ok, quindi grazie. Direi che le domande le abbiamo prese tutte. Quindi siamo verso anche la fine della nostra giornata, prima di ripassare la linea a GRUSP, la linea virtualmente, perché siamo tutti molto distribuiti. Vi chiedo di chiudere con un libro, quindi uno dei commenti che è arrivato diceva ho letto Robert Martin, adesso mi massacreranno tutti, ho letto Robert Martin, ho letto Clean Code. Questo è un libro che suggerisco a tutti, che sta nel tema delle code review. Poi ci chiedono altri libri, per cui vi direi, chiudiamo così, un libro da suggerire per tutti e una cosa da fare da domani per essere più DevOps. E ci salutiamo. Vai Andrea.
Beh, io posso suggerirvi un libro su GitOps, visto che quello è l'argomento. GitOps in Kubernetes della Manning. Secondo me è un buon testo sull'argomento. Una cosa da fare domani per essere più DevOps? Sì, che ci sta proprio in una giornata, no? Cioè, domani con i tuoi colleghi, arrivi e la fai. Adesso dipende un po', mi spiazzi un po'. Ti do tempo, intanto passo a Marco. Ti do tempo per recuperare. Allora, il libro in assoluto, Measure What Matters, misura quello che ha senso, che è una cosa che chiediamo agli sviluppatori in Microsoft di leggersi, dovrebbe usarlo anche in Google se non sono, diciamo così, se non mi sbaglio, di John Doerr. E l'altra cosa è, ce ne sono altri, ce n'è uno, siccome mi occupo di skilling, trovate Effective DevOps, che è un ebook scritto, è un libro scritto da una mia collega, al quale potete anche rompere le scatole, lo trovate su Amazon, ma trovate anche, cercatelo su Google, come free book sul sito Azure. E da domani l'idea è, noi abbiamo una quantità di corsi, di percorsi formativi semplici su Microsoft Docs e Microsoft Learn gratuiti, buttateci un'occhiata, perché parlano dal qual è la definizione di DevOps a iniziamo a fare degli esercizi, capiamo, portiamoci avanti per la parte di tooling. Mattia, ultimo. Allora, il mio libro non è un libro tecnico, è un libro che però a me piace un sacco, mi ha veramente fatto impazzire, si chiama Nonviolent Communication, è scritto da un tizio che si chiama Marshall Rosenberg, che di mestiere, prima di fare questa cosa, faceva il negoziatore, quindi con tipo i terroristi che hanno gli ostaggi o le persone che arrivano da contesti difficili. E secondo me è utilissimo anche in ambiente DevOps, proprio per quello che ci dicevamo prima, perché nel momento in cui ci diciamo che comunicare bene e anche negoziare bene è una skill fondamentale che aiuta a mettere in piedi pratiche e processi DevOps, diventare dei comunicatori migliori è indispensabile. Quindi poi in quest'ottica, cosa posso fare domani per andare un po' più in questa direzione? Secondo me è una buona idea che si riesce a fare in un giorno, è appunto o cercare di comunicare meglio o anche solo cercare di ridurre dei silos interessandosi di qualcosa che è al di fuori del proprio contesto abituale. Quindi prendere un collega random e dirgli tu cosa stai facendo, come posso aiutarti, hai dei bisogni per cui magari riesco ad aiutarti, o ci sono delle cose di cui non abbiamo mai parlato che possiamo mettere in piedi, che magari ci aiutano. Insomma, ridurre i silos e uscire dalla comfort zone. È una buona dritta. Marco, Andrea, volete aggiungere qualcosa? Altrimenti andiamo verso la chiusura. Come Microsoft noi collaboriamo molto volentieri, molto spesso con il GRUSP, organizziamo anche tanta formazione, come dicevo prima, in generale, su che non è legata al nostro tooling. Se mi seguite sui social, ogni tanto trovate qualche attività con GitHub che iniziamo a fare dal mese prossimo, quindi se volete guardare proprio quel tipo di piattaforma con Elen, ci siamo io e lui, ci trovate in giro, insomma. E grazie. Andrea? Ma guarda, una cosa che si può fare se già esistono delle procedure è capire se ci sono dei punti del bottleneck sulle tue procedure, quelle di bottiglia, e magari fermarsi un giorno e capire vorremmo migliorare questa cosa, perché effettivamente che poi potrebbe essere anche l'ottica lean, cioè eliminare gli sprechi, no? Quindi proviamo a capire se c'è qualcosa che stiamo sprecando o qualcosa che non sta funzionando. Questo potrebbe, poi chiaramente se noi non, se, cioè comunque va contestualizzato, non saprei darti, perché dipende da come fai, da quello che però, tu fai, quello che tu hai adesso, chiaramente. Mi piace la parola che hai detto, perché ne sono un appassionato, convinto, lean. Quindi una delle cose che potrei che suggerirei io personalmente è guardatevi un pochino come funziona il lean, cioè il lean di Toyota, di Ono Taiji.
Grazie Andrea, e grazie a Marco, grazie a Mattia, sono le 13.05, quindi siamo andati un filo lunghi. Mi permetto di suggerire anche un libro, il libro è questo qui, che è Facts and Fallacies of Software Engineering di Robert Glass. Poi comunque tutti i libri che abbiamo suggerito in questa mattinata in realtà li trovate qui sotto, credo, nei commenti, o comunque avremo modo di comunicarvi in qualche modo tutte queste note. E un altro autore, che questo non è un libro perché non saprei sceglierne uno, ma è un autore molto prolifico, che purtroppo non c'è più, è Jerry Weinberg. Stiamo parlando dell'epoca d'oro del software engineering, proprio quando è nata la parola. Siamo in NASA, anni 60, e lui lavorava al progetto Mercury. Diciamo che scrive un pochino di quelli che sono i metodi iterativi incrementali già dagli anni 60. Date un'occhiata, lui è su LeanPub e ci sono un sacco di testi che parlano in particolare di software. Lui scrive un po' di tutto, ma parlano di software. Direi che possiamo ridare la linea al GRUSP. Io di nuovo vi ringrazio e alla prossima. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.